Foracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza andare a scatti. Nonostante siamo ancora nel pieno della pausa estiva, Nintendo ha deciso di non farmi riposare, annunciando a sorpresa non uno, ma due Direct previsti per domani. Li seguiremo ovviamente live qui su YouTube, però intanto ho pensato fosse necessario fare un po' il punto della situazione su quello che possiamo aspettarci dalla presentazione e ne approfitterei anche per parlare delle altre notizie del momento. Insomma, sarà un video ricchissimo, come al solito. Voi mi raccomando, supportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! Partiamo da un angolo della poracciata abbastanza striminzito, però sempre meglio di niente. Allora, su Nintendo eShop sono attivi dei saldi relativi ai giochi multiplayer. Come al solito, non è che ci si capisca molto. Fortunatamente, Deku Deals viene in nostro aiuto, organizzando per bene tutte le offerte del momento, sia sui giochi digitali che fisici. A proposito di edizioni fisiche, sono aperte i pre-order per la versione su cartuccia di Emio anche su Amazon. Qualche giorno fa è stata resa disponibile la seconda parte della demo gratuita, e il 28 vi ricordo che verrà aggiornata per l'ultima volta, con l'inclusione del terzo capitolo prima della release del gioco il giorno seguente. Ho giocato la demo senza alcuna aspettativa e devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso da questa avventura grafica investigativa che ha veramente un buon ritmo. Pensavo mi sarei annoiato a morte e invece è la decompressione perfetta tra una bestemmia e l'altra su Wukong. Provate la demo e fatemi sapere cosa ne pensate. Mentre ci prepariamo per il direct di domani, si inizia già a parlare di Tokyo Games Show. L'edizione 2024 si svolgerà dal 26 al 29 settembre e sappiamo che uno dei protagonisti dell'evento sarà Hideo Kojima, che mostrerà di nuovo Death Stranding 2, accompagnato questa volta da gran parte del cast giapponese e anche da Refn. E se vi capitasse di essere da quelle parti, mi raccomando, passate al booth di PlayStation dove sarà possibile provare la demo di Astrobot. Per quella data il gioco sarà già uscito, ma i partecipanti alla demo potranno utilizzare una macchina gacha e vincere una tra 4 magliette a tema astro. Bellissime. Era ormai il segreto di Pulcinella, ma Valve ha ufficializzato l'esistenza di Deadlock, un nuovo hero shooter. Il gioco ha ora una pagina Steam, dove viene indicato come in early development, e per ora si può partecipare alla closed beta solo tramite invito. Ma comunque ci stanno giocando un po' tutti, visto che secondo SteamDB il gioco ha registrato un picco di quasi 90.000 utenti connessi simultaneamente. Le prime impressioni sembrano essere molto positive, e fa sempre un certo effetto vedere Valve coinvolta direttamente nello sviluppo di un nuovo gioco. Comunque io la butto lì, il 16 novembre cade il 20° anniversario dall'uscita di Half-Life 2. Se siamo capiti. Non riuscite a prendere sonno o non avete voglia di fare niente e vi avanza un'oretta di tempo, recuperatevi assolutamente l'ultimo video di Digiuno Gaming, dove si fa finalmente chiarezza su quello che è successo dietro le quinte con Crash Bandicoot e il suo quinto capitolo. Una ricostruzione giornalistica impeccabile che fa ben capire le enormi tensioni che ci sono di continuo tra publisher e sviluppatori. Speriamo che ora che Toys for Bob sia riuscita a divincolare da Activision, si riesca in qualche modo a resuscitare nuovamente l'IP di Crash. Questa volta magari con un gioco vero, meglio no? Ma senza stare a perdere troppo tempo, passiamo subito alle notizie del giorno. Nintendo ha annunciato un doppio appuntamento per domani e per quanto si tratti di eventi che molti potrebbero indicare come minori, state attenti perché c'è tanto da dire a proposito di un avvenimento del genere. Partiamo da quello che è stato annunciato. Domani, 27 agosto alle 16, 15:30 per i poracci che decideranno di seguire insieme a me in live questo appuntamento, ci sarà un Indie World che sarà poi immediatamente seguito da un Partner Showcase. In totale la stream con i due Direct durerà circa 40 minuti e, come ormai siamo abituati a vedere, Nintendo si è sentita in dovere di ribadire che in nessuno dei due appuntamenti verranno rilasciate informazioni riguardanti il successore di Nintendo Switch. E fin qui tutto regolare, ma neanche troppo. È la prima volta infatti che due presentazioni del genere vengono accorpate in un'unica occasione e, soprattutto, per la prima volta dopo anni, viene anticipato il Direct di settembre agli ultimi giorni di agosto. Sì, perché secondo me questa è la conferma indiretta che il Direct di settembre quest'anno salterà. Se ci pensate, con gli ultimi appuntamenti, dal Direct di giugno in poi, abbiamo avuto una mappa abbastanza chiara di come Nintendo gestirà gli ultimi mesi del 2024 con le sue produzioni interne. Uno schema abbastanza chiaro: ad agosto Emio, a settembre Zelda, Super Mario Party Jamboree ad ottobre e Mario e Luigi a novembre.
Con un indie world e un direct dedicato interamente alle terze parti, verranno tappati i buchi lasciati nella lineup di fine anno. Qui le speculazioni ne possiamo fare quante ne volete. C'è chi timbra il cartellino sperando in Silksong, i nostalgici sono in hype per il ritorno di My Sims, c'è chi incrocia le dita per la data di uscita di Marvel vs Capcom Fighting Collection e chi invece è pronta a commuoversi per un nuovo trailer del remake di Dragon Quest. Oh, io mi accontenterei anche semplicemente di qualche informazione sul DLC di Prince of Persia The Lost Crown, ma potenzialmente di carne al fuoco ce n'è veramente tanta, come ad esempio nuove informazioni su Epic Mickey o i titoli Level 5, però speculazioni a parte, direi che questo accorpare le presentazioni in un unico appuntamento a modo suo ci dice qualcosa su Switch 2. Nintendo sta liberando il campo per il reveal della nuova console. Se già sappiamo tutto su quello che ci aspetta per i prossimi mesi su Nintendo Switch, si crea una voragine incredibile in questi ultimi mesi dell'anno. Uno spazio che diventerebbe perfetto per puntare i riflettori unicamente sulla nuova console. Quindi sì, per me questo Indie World e il Partner Showcase segneranno la fine dell'era di Switch e il prossimo grande appuntamento targato Nintendo svelerà quello che sarà il successore di Switch, con tempistiche molto simili a quanto abbiamo visto tra il 2016 e il 2017 con il reveal della prima console ibrida. Inoltre aggiungo che questo appuntamento, arrivato in coda ad agosto, conferma una relativa attendibilità di PH Brasil, l'insider che si era esposto parecchio a riguardo, continuando ad affermare che prima della fine del mese ci sarebbe stato spazio per un altro appuntamento di Nintendo, che no, non era il Direct sul museo. Non sarà Pioro, ma continuiamo a tenere d'occhio le soffiate che arrivano da questo account, perché potrebbero dare vita a degli spunti di riflessione molto interessanti. Comunque, vi aspetto nei commenti, ditemi quali sono le vostre prediction e speranze per l'Indie World e per il Partner Showcase, e se pensate che questo doppio appuntamento, in un modo o nell'altro, ci dica qualcosa su Switch 2. Chiudiamo invece parlando di un argomento di cui vi ho già accennato in uno short di ieri, ma siccome il pubblico dei video lunghi è completamente diverso da quello dei contenuti mordi e fuggi, ci sta secondo me tornare a parlare dell'incredibile successo di Black Myth Wukong e del flop clamoroso di Concord. Wukong è il titolo del momento. Lo sviluppatore GameScience ha fatto sapere sui suoi profili social che il gioco in una manciata di giorni ha venduto 10 milioni di copie e ha registrato oltre 3 milioni di utenti connessi simultaneamente tra PC e PlayStation 5. Sono numeri che fanno impallidire fenomeni degli ultimi anni come Elden Ring o Hogwarts Legacy. Il titolo Warner Bros. Aveva raggiunto i 12 milioni di copie dopo 2 settimane dal suo debutto e la produzione From Software aveva registrato risultati simili. Siamo ai livelli, insomma, di quanto si riesce a vendere con un Pokémon scarlatto e violetto, solo che questa volta non solo stiamo parlando di un gioco che merita questi numeri, ma anche di una nuova IP che non può appoggiarsi a nessun immaginario pregresso né a un catalogo apprezzato come quello di From Software. Pensate che in Cina la console è andata in sold out e gli scalper la stanno rivendendo sovrapprezzata, tanta è la richiesta per questo titolo. Non so se si tratta del GOTY, io lo sto giocando proprio in questi giorni e ci sono delle cose che me lo fanno adorare, mentre altre che me lo fanno proprio odiare completamente, ma di sicuro si tratta di un titolo estremamente affascinante e fatto con grande cura. Soprattutto è un titolo gigantesco, una produzione mastodontica che per vastità degli ambienti e contenuti in game fa impallidire il 99% degli open world usciti negli ultimi anni che sembrano tutti fatti con lo stesso stampino. Complimenti a GameScience per aver tirato fuori un titolo massiccio che ci ricorda che c'è ancora spazio per le grandi avventure single player. Discorso diametralmente opposto per Concord, il titolo d'esordio di Firewalk Studio già indizia per diventare uno dei più grandi flop dell'anno. Il gioco ha visto un'accoglienza tiepidina da parte della critica, mentre è stato completamente ignorato dal grande pubblico. Nei giorni intorno al suo debutto, periodo che dovrebbe registrare il massimo interesse, si sono visti dei numeri preoccupanti su Steam, con un picco massimo di giocatori inferiore ai 700 utenti, che per un gioco online non è un risultato ottimale, tutt'altro, considerando che la sopravvivenza di questi game as a service è dettata dalla grandezza della loro user base. Per mettere in prospettiva il risultato di Concord, pensate che addirittura Gollum era riuscito a registrare più interesse da parte del pubblico. Certo, non abbiamo il quadro completo di tutta la situazione, visto che i dati PS5 non sono inclusi in questo conteggio, ma l'hero shooter di Firewalk non è partito col piede giusto. I motivi dietro a un lancio del genere sono molteplici. È difficile imporsi in un mercato già sovraffollato di suo, dove i competitor diretti possono fare affidamento su una player base coltivata negli anni o su delle grandi IP alle spalle. Concord arriva dal nulla, non è un brutto gioco, ma non è neanche memorabile, ma soprattutto ha un prezzo
prezzo d'entrata che di sicuro è una grandissima barriera d'accesso se confrontata con le ben più popolari alternative free to play. Magari 8 anni fa, quando è iniziato lo sviluppo del titolo, gettarsi nel genere degli hero shooter poteva sembrare una buona idea. Oggi direi che ci troviamo di fronte a un morto che cammina. Chissà se Sony e Firewalk proveranno a salvare l'operazione in qualche modo o se forse converrà direttamente procedere oltre. Dei 12 game as a service su cui Sony aveva deciso di investire, 6 sono stati terminati prima della pubblicazione. Uno è Concord e l'altro è Helldivers 2. Abbiamo poi Marathon con Bungie, che ultimamente non se la passa benissimo, Fair Games, di cui sappiamo praticamente nulla, e poi c'è il titolo multiplayer di Horizon. Credo poi che nel conteggio rientri anche The Last of Us Online, che però sappiamo essere stato accantonato. Già ne ho parlato con qualcuno di voi, ma dal mio punto di vista è stato un vero azzardo buttarsi in così tanti progetti del genere tutti insieme, e per quanto un successo come quello di Helldivers 2 possa essere invitante, non so se uno spostamento così massiccio di risorse verso un territorio così spinoso sia quello che vogliono i fan di vecchia data. Per dirvi, io davvero boomer sono disposto a pagare a prezzo pieno Astrobot, a me va benissimo così, poi fate voi. In questo però c'è tutto per oggi, io ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Noi ci vediamo domani con una nuova live, mi raccomando non mancate, proprio per questo vi voglio belli riposati, quindi fate bravi, ma soprattutto riposatevi dormendo soni tranquilli e mi raccomando nerdate duro. Io sono il Poro Indie World, Michele Partner Showcase. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa...